Salve a tutti, sono Eric Iqbal e state guardando WNS News. Emergono nuovi dettagli sul tentato rapimento di Anako Arasaka alla parata di dashi della corporazione giapponese. Secondo i primi resoconti, gli aggressori sarebbero entrati in azione nel bel mezzo della parata e hanno provato a prendere il controllo del carro su cui si trovava l'erede dell'Arasaka. Per fortuna, la sicurezza della corporazione, sotto il comando diretto di Yorinobu Arasaka, ha rapidamente identificato gli aggressori e portato in salvo Anako-sama. Yorinobu-sama ha prontamente... E rieccoci qui, bella gente, ancora buon pomeriggio e benvenuti in questa avventura futuristica per l'ordine del giorno è sempre combattere con il male. Bene raga, prima di iniziare vi aggiorno che sia Norisawa che Simon 93, Batgun, Cardius e Black Jack e Ecolan sono in live. Comunque sto facendo un sacco di missioni per potenziare tutto il mio personaggio se voglio continuare. Poi sono ancora al 40% ragazzi. È lunghissimo questo gioco, figurati quando farò anche il DLC. Cacchio, però sta piovendo. I mariti tradiscono le mogli tradiscono i mariti, poi divorziano e si parlano tutti alle spalle. Ci crederesti? Sul serio, sono scioccata. Ma non disperare, Vi. Oggi ti do l'opportunità di aiutare un povero divorziato. Si chiama Gutierrez e conta su di noi, Vi. Ovviamente non possiamo salvare il suo matrimonio, ma forse possiamo recuperare gli assegni che gli ha preso la moglie. Allego più dettagli. Dieta ed esercizio, non c'è niente di meglio. Qual è la tua routine quotidiana? Prima maschera nano purificante, poi 100 addominali. Thank you.
Devo finire di potenziare. Però mancava così poco. Ok, riproviamo. Ma che cazzo?
Ah, ecco perché l'allarme. Che sono passato al sensore ed è scattato. Come ho fatto ad entrare? Ah, ecco da questa finestra. Tutto di tecnologia.
Guardia Cibernetica di Night City è stato ufficialmente sciolto in seguito ai tagli di budget. L'ente responsabile della certificazione degli impianti chiuderà i battenti il prossimo anno. Venezuela sta affrontando un'altra ondata di incendi boschivi. I raccolti di coca sono stati colpiti duramente, con perdite intorno agli 8 miliardi di dollari. Una volta estinte le fiamme, in migliaia sono accorsi da Caracas per aiutare a ripulire. Di altruismo e di solidarietà mi commuovono sempre. Mamma mia, stanno troppo. Bisogna potenziarla al 100% su tutto, eh. Discrezione e finezza. Cose che non si possono dire del divorzio di Mr. Gutierrez. Splendido lavoro, Vin. Chiudo il contratto. Ecco fatto.
sei nuova di qui? Non... Mio zio non è un bell'uomo, lo so. Ma è difficile dimenticarlo una volta che l'hai visto. Grande, sì. Niente di meglio di una figura di merda quando incontri qualcuno per la prima volta. Pensi che sia un errore dire la verità? Vero o no, è stato scortese e offensivo. Come altro lo definiresti se non un errore? Ah, ecco perché mi piace viaggiare. Le parole. Pensiamo di sapere come usarle, ma c'è sempre il contesto. Allora, fai questo lavoro da poco? No, mi sposto spesso. Ho avuto posti a Irkutsk, Leningrado, Vienna e Glasgow. Ho pensato che era ora di provare con Night City. Mio zio mi ha affittato il negozio per il compleanno. Ho 30 anni. Sto qui seduta e gestisco gli affari finché non mi annoio. Pensavo di procurarmi del nuovo cromo. Secondo me sei nel posto giusto. Ok.
Ah, è sempre lo stesso. Per le lame penso che me lo farò mettere sempre dal bisturi di fiducia, poi vedremo. Devo aumentare man mano tutto il potenziamento qua.
Cosa posso portarti? Qualcosa di caldo, di freddo? Caffè, liquore? Mi farò un goccetto. Vada per un tiancia. Aprite bene le orecchie, questa è una cazzo di rapina. Il damerino dietro al bancone. Sì, tu. Chiudi quella cazzo di bocca e tieni le mani bene in vista. Voi altri qualcuno restate... ama essere al centro dell'attenzione. Quale parte di tenete quella cazzo di bocca chiusa non hai capito? Perché non inizi tu? Dammi il portafoglio. Non fare scherzi. Non posso credere che siate ancora vivi. Ancora con le tue cazzate? Chi non sa valutare i propri avversari non dura a lungo per le strade. Ho già incontrato gente come voi. Ora sono tutti morti. Sai perché? Perché nessuno mi ha valutato bene. Bel tentativo. Stai bluffando. Cerchi di fregarmi. Ho affrontato Maelstrom e Arasaka. Credi di potermi fare anche solo un graffio? Morirai prima di poter premere quel grilletto. Te lo garantisco. Cazzo! Andiamocene! Nessuno ha mai toccato il locale e ora questo. Dove sono i Sesta Strada quando ti servono? Grazie a Dio eri qui. Ordina pure quello che vuoi. Offre la casa. Già, parlo proprio con te. Hai tutto quello che desideri dalla vita? Dammi da bere. Cosa posso portarti? Qualcosa di caldo, di freddo? Caffè, liquore? E se potessi lasciarti tutto quanto alle spalle? Lontano, lontano per sempre. Immagina di iniziare il tuo viaggio in direzione... Era questo l'incarico. Hanno rubato un sacco di beta acido. Che cos'è il beta acido? Ti stai chiedendo. E chi lo sa? Ma vale un sacco di Eddie. E il nostro cliente lo rivuole. E qui entri in gioco tu. Verrò pronto. Allego più informazioni. Scusa? Oh, cavolo, ero sovrappensiero. Benvenuta alla pensione di Udrop, dove ogni giorno inizia con un sorriso. Che posto tranquillo, calmo, silenzioso. Vero? Merito della Sesta Strada. Ci pensano loro a tenere alla larga chi vuole molestare i nostri ospiti. Oh, cacchio, non è che sei della polizia, vero? Direi più il contrario. Bene, non posso parlare con i poliziotti. Ho un appuntamento con una persona qui. Si chiama Booker Updike. Quindi? Beh, è qui? Oh, non lo so, sto solo sostituendo una mia chum. Oggi andava sotto i ferri. C'è qualcosa di disponibile? Un attimo, controllo. Ah, sì, ho una stanza al piano terra, va bene? La prendo. Perfetto. La stanza è la numero 106. Ma aspetta, devo leggerti questo. La pensione di Udrop non può essere ritenuta responsabile di danni a effetti personali o ospiti. Ci riserviamo il diritto di rifiutare il servizio se necessario con la forza. Vi auguriamo un buon soggiorno. Grazie. Mi sento come a casa. Thank you.
Lavori qui? No, sono qui per godermi il panorama. Te l'ho chiesto gentilmente, devo cambiare metodo. Ok, ok, non serve scaldarsi. Sì, sono della manutenzione, idraulico, elettricista, sono un po' di tutto. Sto cercando un amico, Booker Updike. Aspetta un attimo. È un tizio alto bianco che se ne sta sulle sue, giusto? Può essere, è da un po' che non ci vediamo. Perché lo descrivi così? Beh, è chiuso nella sua stanza. Non esce mai, nemmeno per un caffè la mattina. Ma ehi, il cliente ha sempre ragione, no? Se vuole pace e tranquillità, noi gliela diamo. Niente domande. Bene, ok. Ci vediamo. Sto cercando un amico. Può essere. Beh, è chiuso nella sua stanza. Non esce mai. Nemmeno per un caffè la mattina. Ma ehi, il cliente. Apri la sua stanza. Io ti ho appena detto che noi qui rispettiamo la privacy. Uscirà quando vorrà uscire, ok? La privacy è uno dei vostri servizi, eh? Quanto la fate pagare? Qualcosa del genere o di più? Di più, un pochino di più. Ecco, adesso aprimi la porta, in fretta. Certo, vieni con me, ma sii discreta, ok? Mister Stan, tutta la notte. Non sono mai stato qui, capito? Certo. Wow, che splendore. È quasi peggio di casa tua. Ah, ah. Soffocato sembrerebbe. Probabilmente nel sonno. Una morte indolore in questa città. Che colpaccio. Oh, sto per vomitare. Senti questo odore. La reazione. Vapori dalla stanza di sopra. Aspetta, aspetta, eh. Ah, neoanfetamina. Vuoi farmi credere che sai riconoscere le droghe dall'odore? Cosa sei, un cane poliziotto? Direi più una specie di sommelier. Andiamo di sopra. Qualcosa mi dice che le scorte del nostro bisturi sono lì, vicino a un condotto d'aerazione.
Thank you.
Ok. Acido è al sicuro. Padrissimo. Do 10 punti buoni. Sono spero aver risolto il mistero di che fine ha fatto Booker. Lavoro pulito, contratto chiuso, gratitudine in arrivo. Ok.
Eccoci qui. Ora devo solo aspettare. No, raga, anche la nostra Oniora è appena entrata in live. Bill Jablonski? Okada ti ha dato i dettagli. Immagino che debba uccidere qualcuno. No, non uno qualsiasi. Joshua Stevenson, un cazzo di assassino. Ti dirò di più mentre andiamo. Sali, guidi tu. Ah, devo guidare io? Ok. Un attimo, raga, sto rispondendo a un messaggio. Dovrebbero passare da questa strada. Aspettiamo finché non arrivano e poi li seguiamo. Voglio vedere la luce che si spegne negli occhi di quel figlio di puttana. Oh, come mai? Così posso fiutare la sua paura prima che muoia. Perché lo vuoi morto? Non sono affari tuoi. Vorrei sapere in cosa mi sto cacciando. Stevenson ha ammazzato mia moglie. L'avevano arrestata e condannata a morte. Ma quel bastardo ha pescato un esci gratis di prigione. Dovrà passare sul mio cadavere. Aspetta, Stevenson non è solo. Se lo sapevo, mi preparavo meglio. Non deve morire nessun altro, soltanto lui. Chi è la sua scorta? Sono armati?
Persone qualsiasi. Una volta spaventate capiranno che facciamo sul serio e non alzeranno un dito. Cosa intendi con qualsiasi? Corporativi che l'hanno tirato fuori di prigione. Venderebbero anche la madre per salvarsi la pelle. Mi raccomando, non sparargli. Non ci resta che aspettare. Come ti chiami? V. Lascia che ti dica una cosa, V. Quel pezzo di merda ha ucciso qualcuno che amavo. Non posso vivere sapendo che lui... Eccoli lì! Accelera! Stagli addosso, non fartelo scappare! Questo sì che si chiama inseguimento. Ferma questa cazzo di auto! Cazzo! Frena, ho detto! Frena! Ci siamo. Muoviamoci. Stammi vicino. Ti faccio saltare la testa a quel figlio di puttana. Ci penso io! Lo ammazzo, cazzo! SPD! Fermi dove siete! Tenente Vasquez! SPD! Fermi dove siete! Stai proteggendo un assassino! Getta lo sparo! Aspetta! No, fermi! Basta uccidere! È qui per ucciderti! Non è colpa sua! Se uccidi la ragazza, il nostro accordo salta! Certo, certo! Ammazziamoci tutti a vicenda! Cazzo, porca puttana! Non possiamo lasciarla qui! Gli avvoltoi dei media arriveranno a momenti! Che cazzo fai? Fermo! SPD! Resta dove sei! E sposta quel dannato camion! La porteremo con noi! Cosa? Al volete che abbiamo un venga con voi! Ho bisogno di te. Ti ha dato di volta il cervello. Un'altra parola e chiamerò lo studio. Gregor, non costringermi a rovinare. Ho fermato un attentato contro il mio uomo. Nessuno. Sì. E ti dico nessuno. Ti torcerà un capello. Niente precedenti, ma fa un controllo approfondito per sicurezza. Voglio solo prenderti in prestito. Grazie, ti devo un favore. Niente auto di pattuglia. Che diavolo succede? Silenzio radio. Non vogliamo pubblicità. Come ti chiami? Che casino. Sì. Che cazzo di casino. Josh Stevenson. Ti avevo detto di gettare. Ma probabilmente lo sai già. Dovevi ascoltare. E tu. Dovevi ascoltare, cazzo. Compagno, come si chiama? Possiamo andare, ci penseranno i ragazzi del distretto. Bill Jablonski. Ti dice qualcosa? Purtroppo, sì. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Aspetta, tu sei V. Ho sentito parlare di te. Non posso dire lo stesso di te. Non possiamo portarla con noi, non se ne parla. È troppo pericolosa. Voglio affidarle un lavoro. Ah, Cristo santo!
Finalmente qualcosa che non è una completa noia. Se solo avessi dei popcorn, potrei stare qui a guardare per ore. Vuoi dirmi che cosa vuoi da me? Beh, su una cosa Rachel ha ragione. Non possiamo restare qui. Vieni con noi. Ti dirò tutto quello che vuoi sapere mentre andiamo. Non sono per niente d'accordo. Ne prendo atto, ma non hai diritto di voto. D'accordo. Non so che cazzo stia succedendo qui, ma se non vai con loro, non ti parlerò mai più. D'accordo, vengo con voi. Muovetevi, siamo in ritardo. Hai mai vissuto un'esperienza che ti ha cambiato completamente il senso dell'esistenza? Che ti ha cambiato la vita? Diciamo di sì. Allora capirai esattamente ciò che sto cercando di fare. 12 anni fa sono stato processato per rapina a mano armata. E per altri peccati. Avevo ucciso diverse persone a sangue freddo. A quei tempi non significava nulla per me. Ma dietro le sbarre hai tutto il tempo del mondo per pensare. E io ho pensato di correggere tutti i miei errori. Perché li hai uccisi? Avevo una pistola. Non mi piaceva come mi avevano guardato e avevo il potere di fermarli. Vedo ancora le loro facce poco prima che... congelate nel tempo. Dio, dammi la forza di non dimenticare mai. Gli errori di grammatica si correggono, ma un omicidio no. Si può fare ammenda con le famiglie. Si possono allontanare altri dalla via dell'oscurità. Sputa il rospo. Che cosa vuoi da me? Resta con me per oggi. E ti pagherò quello che ti era stato promesso per uccidermi. Perdonami, ma con quali soldi? Non i miei. Quelli dello studio. E lo studio pagherà. Non so ancora che cosa vuoi da me, di preciso. Resta al mio fianco e parlami. Tutto qui. Non ti piace Rachel? Di certo hai il dono della parlantina. Sono solo un trampolino per la sua carriera. Una preziosa risorsa. È con te che voglio parlare. Sai, ho ancora quel contratto per ucciderti. Che cosa mi impedisce di farlo? Io. Fai una mossa falsa e ti ammazzo. Non c'è motivo di disturbare Vasquez. Il tuo fixer avrà quello che vuole, te lo prometto. E come farai? Fidati di me. Saranno tutti soddisfatti. Te lo garantisco. Soltanto per oggi? Soltanto per oggi. Se sento che qualcosa va storto, me ne vado. Nessuno ti costringerà a restare. Vasquez, tienili d'occhio. Io resto in auto. Fate in fretta. Abbiamo una tabella di marcia serrata.
Ok, vediamo che succede, raga. Qua la situazione diventa sempre più bella. Zuleika? Sei in ritardo. Ho trovato una compagna lungo la strada. Qualcuno dello studio? Ricordi quello che mi hai scritto nella tua ultima lettera? Lei è tutto quello di cui parlavi. Vi, ti presento Zuleika. Vi, piacere. Sei un'amica di Joshua? Direi più una recente conoscenza. Mia madre non è ancora rientrata. Possiamo parlare dentro finché non torna. Venite. Sbrigati, ti aspetto fuori. Siediti pure. Cosa ti offro? Qualcosa da bere? Un bicchiere d'acqua. Certo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, unico Dio. Amen. Zuleika è la sorella dell'uomo che ho ucciso. Mi ha scritto delle lettere mentre ero in carcere. È così che ci siamo uniti, attraverso il perdono. Che cosa ci facciamo qui? Chi stiamo aspettando? Dimmi, Vi. Tu credi in Dio? Per quel che ne so, potrebbe esserci un potere superiore là fuori, ma nessuno è mai riuscito a dimostrarlo, e nessuno lo farà. La fede è qualcosa che solo noi possiamo dimostrare. Zuleika e io abbiamo una controversia. Pensavo che potresti aiutarci a risolverla. Oh no! Non ho mai acconsentito una cosa del genere. Ah, i dibattiti religiosi non fanno per me. Non c'è niente da dibattere. Quelle iene dello studio di BD hanno convinto Joshua a scambiare un'esecuzione con un'altra. Con la sua crocifissione. Vuole che tutti vivano la sua agonia, sentano il suo dolore e la sua sofferenza. Aspetta, uno studio di BD ha cambiato il metodo d'esecuzione di un condannato? La legge non dice niente. Le corporazioni scrivono le leggi e scelgono i giudici. Basta solo un incontro privato tra il presidente dello studio e il procuratore. Ufficialmente sono qui con un permesso sorvegliato di un giorno, ma nessuna legge può impedirmi di trascorrerlo con delle nuove conoscenze. Anche la corruzione è un peccato, no? E ti ha portato qui. È qualcosa di molto più grande della legge degli uomini. Con questa brain dance porterò il messaggio di Dio a miliardi di persone. Zuleika mi ha trasformato in un figlio di Dio. È tempo che io ripaghi questo debito. Voglio farmi testimone dell'esistenza dell'amore, in un modo che tutte le anime perdute di questa infelice terra possano comprendere. Perché l'amore? Se esiste l'amore incondizionato, allora deve esistere anche Dio. È tempo che il mondo ricordi la sua divina presenza. Pensa ai milioni di persone collegate ai loro feed come bestiame. Ai bambini che crescono per le strade infestate dalle gang. Conoscono forse l'amore? Pensa alle Joy Toy di Jig Jig Street. Ai corporativi fatti di coca nei loro uffici. Agli assassini in agguato nei vicoli. Voglio raggiungerli. Li raggiungerò. Pensa ai sicari
come te, V. Hai conosciuto l'amore? Sai che cos'è? È arrivata la mamma. Joshua Stevenson, ci rivediamo. E tu chi sei? È lei che stavamo aspettando? Sì. Signora Elamar, sono venuto a implorare il suo perdono. Tu! Tu hai ammazzato mio figlio! È qualcosa che non potrò mai perdonare. Rimpiango terribilmente il dolore che vi ho causato. Fuori da casa mia! Subito! Per favore, vai! Fuori! Tutti voi! Dobbiamo andare. Davvero. La prego, signora Elamar! Assassino! Non preoccuparti, vai! Mi hai strappato via il mio Ruben! Mio figlio! Il mio bambino! Torniamo in auto. Avrei voluto soltanto parlare con Gloria per spiegarle tutto. In fondo credo che avrebbe trovato il coraggio di perdonarmi. È ora di mangiare un boccone. Dove mangiamo? Al paese. Fanno davvero un ottimo caffè. Paese fa una cheesecake buona da morire. Sono intollerante al lattosio. Che ne dici di un gelato vegano all'avocado, eh? Conosci bene la città? Non si può mai conoscere davvero Night City. Cambia sempre, ti sorprende sempre. Fa parte del suo fascino. Vero. Porta dentro Stevenson, prendici un tavolo. Devo parlare con la clandestina. Aspetta, devo parlarti. Allora, che ne pensi della nostra prossima star di PD? Mi sembra una brava persona per essere un assassino. Brava? Forse. Ma io direi più perduta e svitata. Alcune persone diventano brave solo perché hanno paura di soffrire. O perché glielo dice la loro religione. Se è pazzo come dici, perché è tanto importante per te? Perché Stevenson ha qualcosa per cui c'è poca offerta e molta domanda. E quel qualcosa si chiama autenticità. In quel suo cervello ridotto a merda di gatto, crede davvero a quello che dice. Sono convinta che sia meno pazzo di quanto tu pensi. Ascolta, non sei una strizza cervelli e nemmeno io. Siamo qui entrambi per i soldi. Stevenson potrebbe rivelarsi una miniera d'oro per il nostro studio. E perché questo dovrebbe importarmi? Stai giocando con il suo cervello, facendo domande scomode. Lo stai portando a dubitare e soprattutto stai mettendo a rischio il mio investimento. Quindi sono pronta a pagarti il doppio di quello che ti ha promesso se te ne andrai. Non farlo, Vi. La mia risposta è no.
Ho come l'impressione che tu non capisca cosa ti sto offrendo. Lo capisco perfettamente. Entriamo adesso. Non male per una mercenaria della strada. Sono curiosa di vedere come finirà. Nel dolore e nel profitto, ecco come. Uno è sacro, l'altro è folle. Ma chi può dire chi è cosa? Comunque sono curioso anch'io. E ne ho avute di sorprese in vita mia. Ha le sue convinzioni. Mister Statman, tutta la notte. Non ammazzo. Parlami di questa brain dance. Sono curiosa. Si intitola The Passion of Joshua. Parleremo al minimo comune denominatore e rivoluzionerà il mondo delle BD. E come? Beh, il permesso di Stevenson non durerà per sempre. Possiamo girare solo la parte finale con lui. Ma riempiremo la parte introduttiva con delle controfigure e dei campioni di Amobank. Non si vedrà la differenza da Stevenson. E com'è possibile? Per piacere, facciamo parte dell'EBM. Abbiamo investimenti tecnologici incredibili. Tra un paio d'anni non si useranno più niente. Non vedo l'ora. E allora perché, Joshua? Sembra che non vi serva davvero. L'agonia del figlio dell'uomo. Non possiamo ricrearla soltanto con segnali digitali, non ancora. 4 saccheggiatori e 7 carabinieri sono rimasti uccisi nei recenti scontri. Tu? Hai potuto dire qualcosa al riguardo? Ha costretto gli sceneggiatori a utilizzare il Vangelo cristiano secondo Luca. All'inizio avevano scelto quello di Giovanni. Immagino che sia importante perché... La versione di Giovanni è cruda ed esagerata. Il Vangelo secondo Luca è più adatto alla mia sensibilità. Inoltre, il Cristo di Luca è pronto per ciò che lo aspetta. Voglio che il mondo lo capisca. Che lo senta. Un po' più a nord, la Svizzera sarà la prima nazione ad adottare un processo di automatizzazione completa dell'esercito dentro il 2006. Quindi cosa vuoi comunicare? Che Cristo era misericordioso e che continua a morire per i peccati del mondo. Basta chiacchiere. Stevenson non può distrarsi, si deve concentrare. Rilassati, Rachel. Sì, giusto. Non so nulla di te. Come trascorri il tuo tempo libero? Che cosa fai per rilassarti? Non sono affari vostri. La mia era una domanda seria. Faccio meditazione. Oggi è informato malena. È bello avere una valvola di sfogo. Qualcosa che ti rilassa. La vera pace si può raggiungere soltanto perseguendo la grazia divina. Sapete qual è il vostro problema? Rifiutate di accettare che la spiritualità possa essere soltanto una cosa personale. E tu che cazzo ci fai qui a ogni modo? Vuoi scroccare un pasto? Te lo dico io cosa ci faccio qui. No, non me ne frega un cazzo di quello che hai da dire. Tutti questi discorsi sulla grazia, la salvezza e la trasformazione. Mi viene da vomitare. Fidatevi di una produttrice di BD. Le religioni sono una menzogna, tutte quante. Ma, Rachel... No, per oggi chiudiamo qui. Finisci di mangiare e ti riportiamo allo studio. E tu, sparisci. Riceverai presto la tua paga. Addio, Dio. Sono davvero felice di averti incontrata. Soddisfa il tuo istinto. Congratulazioni, una mossa da maestro. Che cosa ne pensi? Quel tipo sarà anche il più pazzo che io abbia mai visto. È pur sempre sfruttamento corporativo. Provo pietà per lui. Potremmo discutere per ore, ma che importa cosa pensi? Cosa cambia? I corporativi continueranno a dare ricchezza alle spalle di quelli.
premesse vi continueranno a sognare. Night City! Fine ha fatto Johnny il ribelle? Si è perso. Carne sintetica! Ma l'ho trovato io. Provala subito. Dentro quel tipo. Sei lui il vero ribelle. Deciditi. È un pazzo o il messia? È fuori di testa, ma anche il mondo lo è. E anche tu lo sei. Perché la mia cazzo di testa è dentro la tua. Immagino che se vuoi salvare il mondo, il primo passo sia questo. Andare fuori di testa. Da queste la cantao. Ne pensi? Credi che Dio esista? Cazzo, uccidimi, ti prego. È una domanda seria. Perché? Sei morta e ritornata in vita. Dirmi che questo ti ha portato a chiederti se anche un costrutto può essere salvato. La verità è che sono morta e risorta. Ah, quindi cos'è stato? Un miracolo? E questo cosa ti rende? Un messia, una felice, un vecchio modello rigenerato? Non ho idea di cosa cazzo sia stato. E nemmeno tu. Oh, so esattamente che cosa ti ha riportato in vita. La geniale tecnologia corporativa. Se c'è un messia tra noi, ti dico io che sa pure la saga. Un messia che ammazzeresti sul posto se mai lo incontrassi. Vedi? Per questo io sono io e tu. Tutti in ginocchi di fronte agli dèi. Io li sbatto a terra e gli sparo in mezzo agli occhi. Non mi dirai che non pensi mai a cosa significhi essere una psiche digitale, alle possibili implicazioni. Davvero? Voglio dire, sei davvero morto? Oppure sarai vivo finché il tuo ultimo ghost digitale non verrà distrutto? Chiedi se finirò mai nel paradiso digitale. È più probabile che tu vada all'inferno digitale. Ma sì, se c'è una vita dopo la morte, Silverend sta già vivendo nell'aldilà. Tutta la notte. Significa che sta parlando con il suo epitafio animato. Sorpresa, non ci penso per niente. Per quanto mi riguarda, io sono pazzo. Niente al di là, niente al di là delle meraviglie. Solo psiche digitale duplicata. Sarebbe equiparabile a circa un pezzo del prodotto. Una strana giornata. Mi sembra surreale. La realtà ci chiama. Forza, abbiamo posti da distruggere. Un po' più a nord, la Svizzera sarà la prima nazione ad Solo infiltrarti in una zona corporativa e cazzare una cimice. Info allegata. Bimmi. La sola e unica. Sei Ted? Chiamami Ted. Entra, ti spiego tutto. Ok, com'è la situazione? Vedi quel garage a sinistra? È della Kendachi. Secondo una soffiata, lì dentro tengono della merce speciale. Speciale? Per la sesta strada. Allora, cosa devo fare? Entra nel garage, piazza questo tracker sotto il camion e occhio alle telecamere di sorveglianza. Una passeggiata. Stai dando una svolta alla mia carriera, Vip. Sei la paladina della verità. Sai come superare la sicurezza?
Oh, mi piace. Se vuoi i dettagli, Teddy ha i dettagli. Ci sono 2 telecamere, 5 guardie e altri 3 uomini sul retro. Oh, mi sembri un po' nervosetta, ma lo capisco, non sarà facile. Cerca solo di non farti riprendere in faccia dalla telecamera, capito? Certo, vedo che posso fare. Ok, Teddy, è ora di mettersi al lavoro. Usa le tue abilità ninja e non farti beccare dalle telecamere. Le telecamere amano me, non te. Ti contatto io. Ira! Furia! Massacre! Siga il tuo istinto! Lia mi ha abboccato. Sì, mi ha perfino pagato. Ma poi lo scoprirà e ti ammazzerà di botte. Ne dubito. Liam è un po'. Lo è sempre stato. È sempre...
Sarà una bella giornata. Fantastico. Ted farà il culo a Striscia con gli strozzi della Candace. Comunque, rispetto per l'operazione da manuale, chiudo il contratto e ti mando i tuoi Eddie. Ok, arrivo a questo punto, raga, e poi mi fermo per la pausa cena. Vediamo un po' qua. Judy, allora, hai un piano? Puoi dirlo forte. Vieni da me stasera. Definiamo tutto insieme a Tom e Roxy. Sono dei nostri. E ci sarà anche Mark. Come ci sei riuscita? Ho qualcosa di grosso. Stasera ti dico tutto. Ultima cosa, come vuoi la pizza? Carciofi e avocado. E zucchine, per non farci mancare niente. Ricercata. Allora, ci vediamo stasera. Mi dici questo grande segreto? Ho scoperto come modificare i chip comportamentali, come trasformare le doll in soldati. Mi piace come piano. Stasera parliamo dei dettagli. Vieni, no? Certo che sì. Sì, riesci a dormire? Perché io no, almeno quando ci sono dei soldi da fare. Ascolta, una mia collaboratrice, si chiama Juliet, doveva consegnarmi dei dati preziosi. Non l'ha mai fatto e non riesco più a contattarla.
Andresti a cercarla? Ricordati i dati. Allego più dettagli. Interessante. Una cassaforte dietro un quadro. È un po' un cliché, ma almeno questa mercenaria apprezza l'arte. Potresti imparare qualcosa da lei. Mi chiedo come sia finito a terra. Juliet doveva andare di fretta. Già, qui è successo qualcosa di brutto, Vi. Questa storia mi piace sempre meno. Meglio stare in guardia. Se la vita mi ha insegnato qualcosa, è che una cassaforte è un ottimo nascondiglio per le cose preziose. Ha un lettore. Deve esserci uno shard di accesso in giro. Meglio guardarsi intorno. Una bella farmacia. Non sapevo neanche che questa roba fosse ancora sul mercato nero. Tutte queste pillole sono calmanti. Le prendi se non puoi permetterti di meglio. Sono tante per una persona sola. Che puzza. Praticamente tutti i segni distintivi della stanza di... Qualcuno ci è andato giù pesante. Segni di lotta? A dir poco. Quasi tutto usato. Non è una cosa che terresti con i medicinali.
Che male! Ho dei chiodi nel cranio! Sei stata tu, Juliet! Ogni tanto ne va bene una. Esto es Cantao. La apuesta inteligente. Adrenalina.
Vabbè, almeno ho guadagnato dei punti. Ehi, sono Rachel. Quel progetto The Passion, sai, la BD. Ah, certo. Che succede? Abbiamo un problema. Ci farebbe davvero comodo il tuo aiuto. Stevenson ha avuto una crisi e non basta uno strizzo cervelli. Puoi venire qui allo studio solo per parlargli? D'accordo, certo. Arrivo. Ha detto che arriva. Grazie, Bill. Ok ragazzi, io mi fermo qua per fare un attimo la pa sa cena e poi dopo riprenderemo. Ma a fare live. Questa roba causa peso. Eh sì, devo togliere un po' di roba qua. Ok. Va bene raga, riprendiamo dopo. Ma devo andare a fare un lavoro psichiatrico e poi procedo. Perfetto.